Sì, buonasera a tutti. Il mio intervento non era previsto, non l'ho preparato sicuramente, però purtroppo di fronte a certi interventi delle opposizioni poi gli interventi vengono di conseguenza. Allora, io adesso sono un ingegnere elettronico informatico e sono certificato in project management. Perché dico questo? Non è che sto a vantarmi di titoli che ho. Lo sto dicendo perché quando parliamo di temi specifici, probabilmente dobbiamo conoscere questi temi. Allora, quando si parla di programmazione del bilancio e si capisce di contabilità, non si dovrebbero fare degli interventi senza senso. Allora, il project management applicato a tutte le situazioni complesse richiede una revisione continua delle fonti di bilancio e dei processi e delle attività. Perché? Questo perché altrimenti ci si accorge solamente, evidentemente come facevano le amministrazioni precedenti, di non aver speso tantissimi soldi e rimangono lì infruttuosi. Invece questa amministrazione sta facendo tante variazioni di bilancio perché fa un monitoraggio continuo della spesa da parte dei municipi, da parte dei dipartimenti e delle altre funzioni di Roma Capitale e laddove verifica che questi finanziamenti non stanno andando a buon fine, cerca di riportarli ad essere attivi e quindi fruttuosi per i servizi dei cittadini. Allora io vi invito a studiare questo argomento perché accrescerà sicuramente il vostro bagaglio culturale, perché è nelle linee guida dell'Agenzia Digitale, perché comunque è una materia di formazione per tutti i dirigenti della pubblica amministrazione, perché no, anche per noi che siamo quasi equiparati a dei dirigenti per il ruolo che rivestiamo. Quindi prima di fare degli interventi senza senso, io vi prego di studiare questo argomento e poi di intervenire più efficacemente, con più cognizione di causa, altrimenti si rischia di fare proprio delle brutte figure. Allora, mi spiace poi intervenire in questo senso, però ecco, io non mi sognerei mai di andare a dire a un architetto come si fa il progetto della Vela di Calatrava, anche se poi abbiamo visto che forse non è stata fatta tanto bene, e nemmeno, a un ingegnere edile come si costruisce un ponte. Quindi vi prego di fare lo stesso. Grazie. Grazie a lei, consigliere.